Ciao a tutti da Mr. Brony Zebra, è Mr. Brony Zebra che vi parla e stasera siamo con una nuova puntata di A Tutto Reality L'Isola, l'episodio 10. E con me stasera ci sono Giorgio 93 e Alex Formula 1 Flame. Buonasera a tutti. perfetto, e stasera ci sarà l'episodio 10. Nella puntata precedente è stato eliminato chi? Cadi! Il povero Cody. Il povero Cody che Questo è uno schifo, uno schifo. Non lo Beh, poverino, si era infortunato. accetto. E poi ricordiamoci che pure Beth ha portato sull'isola dai teschi uno scheletro che porta scarogna. Una statuetta. Ma Una da un paio di statuetta. puntate fa, se non ricordo male, quindi non è una cosa proprio successa nell'ultimissimo episodio. Beh, quella è la porta. Infatti va a finire che la scarogna l'ha portata proprio quella, perché da quando ci sta quella statuetta con Beth hanno perso. Comunque trovo Non dire. illogico, io ripeterò fino alla fine di questo episodio che Cody eliminato un'ingiustizia, uno schifo dell'umanità. Concordo. Quanti, e infatti quanti si sono messi fatti male senza essere eliminati? Lasciamo perdere, cioè, stai aprendo ferite aperte, già No, aperte. vabbè. E ora cominciamo con l'episodio 10 di A Tutto Reality L'Isola fra 3, 2, 1, via! Nella puntata precedente di A Tutto Reality L'Isola, i concorrenti si sono trasformati in prede e cacciatori. Owen ha scelto una tattica poco fruttuosa Owen. Abbiamo di parlato di parcheggio nel Owen, sue momento in cui stava per fantastiche catturare la capacità sua di preda, caccia. si è incagliato nelle secche. Fantastiche Cody ha davvero, trovato un anche nuovo se è amico, uno stato prontamente cacciato un pelino per le feste. Forse irritante. un medico Guarda che insano. schifo, Il quest'uomo finale a eliminato. sorpresa che spero non vi siate persi. Povero, povero Leshana, Lindsay Cody. e Beth si sono Povero buttati Cody. pugili l'una contro l'altra in una vera e propria lotta Ed per la era mostrato supremazia quanto può femminile essere della squadra delle rompipalle. marmotte. In Non serata si sai sono ritrovati quanto. tutti E poi che intorno al fine avevano palazzo fatto cercando 30 il in quel povero durante la Cody. sfida? Non si Mentre sono visti inseguiti per dalle niente. marmotte continuano a Sono andati perseguire a la sua sfavorita, fare riusciranno a cavarsela o zigzag. qualcuno gli romperà le uova alle palpebre? Lo Esatto. scoprirete qui, a Tra tutto tutto, reality reality, l'isola! l'isola. Via con la sigla. You guys are on my mind. Oh, my Jeff, free Jeff. DJ. L'ho sfigato. Anche nel corno. Dai, il gommone a casa! Ancora. I porti Mamma sono mia. chiusi. Una domanda, una cosa seria. Voi siete più fan della sigla lunga o della sigla corta? Lunga. Lunga? Lunga. Quella più lunga, quella più lunga. Quella corta manca di cuore. Quella corta, scusa, Sauron. No, Manca di cuore. Non è la stessa cosa. più che Come? altro Ecco il sai. mio trio Ecco il preferito. cuore. È uno schifo che è stato eliminato il migliore. Ah, una bella cascata. Ed ecco l'isola, fatta in 3D. Esatto. Sfida Chi culinaria. dorme? Altro che la Disney, Oh, oh. qua c'è Sai, nello la scorso pelle. episodio E che hai cosa ha preso? reincarnato Owen, in questo abbiamo un altro problema. Ecco come fa Duncan ad avere quel risvolto. Harold. Non è carino, Harold. Parola, non è carino. Guarda che non sono Accipicchia. mie. Ah, sì. Mamma mia. Ma se lasci sempre le tue mutande in giro. No, non è vero. Non vale. Per chi non lo Invece sapesse, questo è stavolta stato il primo Duncan ha episodio che ho ragione. Ma se visto. non Voi vedi neanche uno immaginatevi straccio un di ragazzino colpa, vedere sta nessun scena. altro indossa le Cosa, mutande Harold, scelte. in Scommetto quei... che tua In quei... madre. Ah, le mutande di Mamma mia, che Harold schifo. gommate. Vado a farmi una doccia. Ma insomma, Sì. e poi da quando E dormi ricordati di lavare la vestito? scommata marrone. No, dorme Beh, solo con la Harold ha maglietta. bisogno di una lezioncina, ragazzi, ci Quando devi andare al stiamo. lavoro il giorno Sì! dopo, non ti vesti, non hai tempo, ti dormi già vestito. Oggi Ed testeremo ecco la tutti vostra nella spiaggia. intelligenza, il lavoro di squadra e le vostre abilità in cucina. Sì, perché Cooking dovete preparare un pasto di tre time. La portate che voglio cucina. A Cazzo, me mi ero. piace la cucina, Voi soprattutto avrete perché se momenti più magna. divertenti, manderanno Scusate, mi ero scordato che c'è ancora Ogni Sedili squadra in nominerà un mezzo. capo chef che Ah, sceglierà oh un cavolo, capo è chef e vero. visionerà tutta la Mamma mia. lavorazione. Per cucinare servono gli ingredienti. Signore e signori, ecco a voi il camion con il cibo. La sfida di Ok, oggi questa cosa. comincia No, no, adesso. io Questa questa cosa scusa non l'ho è una mai. Io questa cosa non l'ho mai capita. Sa Insomma, tutto dal di cucina, mare dalle viene. cose. Ah. Abbiamo il nostro capo Oh, chef.
Da quando dal mare poi viene la carne fresca. Bravo! Ma magari bravo, posso prima io. È uno stagno. Tra i piedi, ok? Ho dovuto prendere il comando. Qui siamo tutti sul filo del rasoio. Come al solito, sottolinea la parola ho dovuto. Ma poi mi spiegate perché la Jane Bison si è fatta la coda così a caso? In realtà questo è più, penso se ci sia una ragione logica, perché stanno cucinando, quindi conviene avere i capelli legati. Lindsay naturalmente no, perché poi nella quinta stagione, cioè All Stars, se li è fatti infatti così i capelli. Forse no. Io faccio bollire l'acqua. Perché poi nella quarta stagione, cioè della vendetta dell'isola, Aether aveva riavuto i capelli lunghi e ce li aveva come nella prima serie adesso. Capito perché stavano ridendo. Che c'è? A quanto pare siamo rimasti noi due per il dessert. Oh no, neanche il dessert. Andiamo, Courtney. Fallo per la squadra. Oh, che dolci, che carini. È decisamente sopra le righe e non si lava mai le mani. E a volte mi annoia. Portare gli occhiali da sole. Ma per quella notte lunga, perché hanno saltato quello che diceva? Ma tu riusciresti 40 minuti ad ascoltare una come Courtney, Debra? Probabilmente no, mi addormenterei o me ne andrei. Beh, le perfettine sono fatte così. Qui ci vuole un coraggio a prendere addirittura le mutande con il bastone. Essere stronzi. Ops, scusa. Bridget, dove metto? Però qui si parla un po' di bullismo. Sei proprio un imbranato DJ efficiente. Questi piani diabolici. Che poi c'è tutto dietro Duncan. Ma poi proprio DJ posso capire Jeff. Voi penserete al dolce flambé capovolto con noci e arance. Tu sai come si cucina un dolce flambé capovolto? Wow, ottima idea. Beh, sì, basta che fai fare l'omelette, lo giri. Oh no, cioè, una sfida culinaria. Siamo nella prova di Masterchef. E non credo che Cracco, Cannavacciolo, Bruno, che proprio se fossero contenti di questa cosa. Ma molto meglio è Skitchen. Questi qua li uccideva con uno sguardo. Gordon. Esatto, Gordon Ramsay. E se non sbaglio, Gordon una volta pure bestemmiato in italiano. Visto che sono il capochef. Direi che ha fatto bene. Io dico che dovete preparare gli spiedini di ananas e mango. Ah, mamma mia, Edo. Madonna, che palle. Bagnosa. A quanto pare è arrivato il tuo momento. Mamma mia. Le mutandine di pizza. Beh, anche questo però, dai. Aether ha anche ragione a incazzarsi quando lavora con queste persone. Oddio, le avi, io ho una paura fottuta delle avi. Questo sarebbe stato l'episodio perfetto per eliminare Owen. Jeff ha un debole per te. Probabile. Tra l'altro è... Comunque Bridget non fa bene a guardare Jeff mentre taglia i frutti. Sei affascinante quando lavori e in cucina. Ti tagli la mano e poi è finita. Icona sexy della mamma di un mio amico. Ti ricordo la mamma. Icona sexy della mamma di un suo amico. Ma che deficiente proprio. O la sua mamma è giovane ed anche buona. Bridget. Oppure tutti cercano... No, così non va bene. Beh, tutti cercano fidanzate che rispecchiano la mano. In ogni reality si cerca una fidanzata, purtroppo. Bravo, Owen, bravo! Hanno ucciso Trent! Brutto bastardo! A parte le punture di vesti, bravo, Owen, bravo! La commozione cerebrale di Trent. Ma dai, che c'entrava? Applausi, applausi! La vittoria per sarà Fibra. Nostra. Ai 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 ai. E come fai a dirlo? Ah, sta facendo la massa della pizza. Se quella fosse una pizza. Ah, stanno facendo la crespelle. Credo. Crespelle dolci. Non spoilerare. Ma si può fare così? Beh, anche se di un po' se la ride. Vi restano 3 ore, ragazzi. Che fai? Quelle fette sembrano tagliate con l'accetta. Cambia posto con le sciane. Ma di che stai parlando? Le ha tagliate bene. Non sono mica diventata capo chef perché non so come presentare. No, perché te lo sei preso da sola. Chef perché l'hai deciso da sola. E quindi vedi di smettere. Bravo, Lesciana, fatti rispettare. Con quel ridicolo grembiulino bianco. Senti, vuoi fare il gioco di squadra o no? Io lo faccio il gioco di squadra, ma sono allergica all'ananas. Allora aia. Non lavorare. Subito. Un'allergia dermatologica.
Tra l'altro sarei curioso di sentire la versione originale, non l'ho mai ascoltata di sta scena. Secondo me darebbe discrete soddisfazioni. Io ti suggerisco di gradire. Beh, io sono molti anni che non vedo più le puntate quasi. Ma ecco, ma a volte ma la mia non la lascio fare. Ecco, almeno va a metterti i pantaloni, ti prego. Non è igienico cucinare indossando roba così piccola. E allora ridatemi le mie mutande. Harold non può essere cercata, ragazzi. Però cavolo, qui i ragazzi sono stati davvero bastardi. Di pulite e un paio di calzature. Beh, così questo è bullismo, purtroppo. È così sexy con quelle mutande. Wow. Oh. Secondo te che ci avrà messo? Salsa. Il peperoncino, bene. Michio, ha davvero questo effetto sulla pelle o sui punti delicati, la salsa? Sei serio? Che idioti! Idiota, sei tu che ci hai creduto. No, è che non se ne è accorto. Che succede? Abbiamo usato il liquido flambé, ma ancora non lo fa questo flambé. C'è l'accendino? È come parlare a una melanza. Ok. Ora vi dico come si fa il flambé. Fase 1. Versate il liquido infiammabile, cosa che siete riuscite a fare. Fare. Liquido infiammabile. Fuoco. Kaboom! Alla kabar! Come le sopracciglia al barbecue. Ma cosa ci hanno messo, la dinamite? Che cosa c'è? Si mangia? Si mangia? Owen, non no, devi mangiare tu. Questo te sarà complicatissimo. L'avrebbero dovuto cucinare lui. Chiedo scusa, signorina, ma avrei bisogno di andare in bagno. Beh, lui è una discreta forchetta, quindi ci poteva anche stare come cuoco. Ottenere ciò che vogliamo. Questa è una squadra di cattivi. Mamma mia. Esagerato. Qualcuno deve iniziare ad avere più rispetto per gli altri. Che bel pigiama. Mo anche in pigiama, eh? È l'unico indumento che mi è rimasto. Perciò se voi psicopatici volete vedermi completamente nudo, con sedi che ride, a fare i simpaticoni. Tu smettila di lasciare le tue mutande in giro e noi ti lasceremo in pace. Ve l'ho detto, non erano. Mamma mia, Harold. Ci ho provato. Ehi ragazzi, ho preparato dei sandwich da stizzicare mentre cuciniamo. Oh, geniale! Ho una fame che non ci vedo. Ma sa di sudore dopo barba. Il peggior sandwich che abbia mai mangiato. Ma certo, perché ci sono le tue mutande. Che schifo! Ai ai ai. Distribuiremo tutte le mutande e i pantaloncini se ammetterai che sei disordinato. Eh? Beh, certo, no. E voi invece come siete? Ordinati? Se, insomma, l'ultimo che mi verrebbe da dire che è disordinato è lui. Perché? Ma scusa, doveva andarvi a prendere la borsetta del trucco e la borsetta del trucco sta per forza dentro all'alveare? No, più che altro poteva evitare di fare il circo. Bella. Au. Ma che schifo. Until dawn. Aia. Oh, è morto. The Last of Us sempre. È brava Lesciana. Bravo, brava, The Last of Us è meglio di Vai Lindsay, dai nel congelatore. Ha schioccato le dita. Sì, mo chi sei, Thanos? Sì. La borsetta gli ritorna nelle mani. Ehi, non potete farlo. Sono la capo chef. Dite che poi Ether si incavolerà come una furia. Capo chef, un cazzo. Ma scusa, questi devono vincere la sfida e passano più tempo a congelare Ether. Sei proprio uno sciattone. Beh, entrambe le squadre non stanno facendo un bel niente. Le cose sarebbero in effetti sì, una squadra fa chi è più bravo a prendere in giro Harold dell'altro non so che. Però dai, sono riusciti a fare qualcosa le carpe. Poi ecco, questo fanno le carpe, sprecare il cibo. Che dolce vendetta. Beh, almeno gli piace. Accidenti, quella ragazza mi sfinisce. Ma è questo che mi piace. Ma è questo che mi piace. Neanche tra un milione di anni. Ammettiamolo che le donne cattive sono le migliori. Io ne hai ancora per molto lì dentro? O possiamo entrare anche noi poveri mortali? Come stavo dicendo, non succederà mai. Beh.
È una chic. Oh oh. La cena, eccolo lì. In arrivo, signore. La statuetta maledetta. Ti porto subito alla cena, amico. Volevo dire, signore. Wow. Un candelabro. Sì. Chiamate Lumière. Ah, oh no. Sembrano oh buone. No. No, no. Sto per arrivare la catastrofe. Owen, occhio al cibo. Owen, occhio al cibo. Occhio, infatti. Mai lasciare Owen insieme al cibo. Ok. Dai, no, che se c'era Chef Cracco gli dava 10. Ottimo davvero. Che cosa? Dica, signora costata di maiale. Sì, si sente un pochino asimmetrica. Ma sì, ma tu no, sei no, proprio... no. Meno male che ho già mangiato. Oh, ma Owen, buona. Sei proprio un maiale. Oddio. Non si mangia con i gomiti sul tavolo. Passatemi la base. Sembra che ora, sembra che adesso Chris faccia infatti il giudice e sembra adesso Carlo Cracco. Ha quasi le sembianze. È uguale, fratello gemello. È solo che Chris ride di più, Carlo Cracco per niente. Oh oh. E per non parlare della sua pizza che costa 20 euro e che non è per niente bella, lo sappiamo già. Oddio, oh, sembra un film dell'orrore. La scena da venerdì 13. Ho mangiato tutta la costata di maiale. E il resto. Strano. Questa era una davvero una buona ragione per eliminare Owen. Sì, ma non tutta. Credo che ci sia rimasto un pezzo. Giusto. Sì, erano almeno in tre che potevano giocarsi tutte l'eliminazione. Sai una cosa? Vedi. Due punti. Sì! Oh, ottimo! Bravo! Le carpe conducono ancora 15 a 11. È l'ora del... Ma quindi vuol dire che ha dato 9 al primo piatto delle marmotte? Sempre 9. Quello... Sempre il numero 9. L'antipasto si sarà salvato. Sei. Le carpe sono 21 punti, quindi alle marmotte servono 10 punti per pareggiare. Eh sì, ma l'antipasto, il dessert è un po'... Vincente. Tutto fumo e niente arrosto. Questa non ci voleva. Oh! E hanno perso. Però dai, Owen gli ha salvato la vita. Un punto glielo darei. Sì! Ce l'ho fatta! Ma ha quasi rischiato di morire. Questo che cosa diavolo era? La ricetta di Ether. Oh mio Dio, è ancora Ether nel congelatore! Che c'è? Ci stava facendo impazzire. Cioè, stava rompendo i coglioni. Già. Oh no, quale orrore! Oddio! La grande orrore, la pelle di Eder che è diventata color puffo o le sopracciglia pacchiane? Direi la pelle color puffo, le sopracciglia al massimo le può cancellare. Grandi, le mie congratulazioni. Perché continuiamo a perdere componenti? Secondo te? E questo cos'è? Io non l'ho approvato. L'ho portato con me come souvenir. Sì, sono trovati la giustificazione per eliminare la Beth. È sull'isola dei Teschi, sull'isola più pericolosa di Muscovia. Ha detto, è esagerato. Io avevo detto di non prendere niente o sareste stati maledetti per sempre. Ma lei in quel momento stava io al bagno. Lo sapevo, lo rimetto a posto. Vabbè, qualcuno gliel'avrà detto, povera stronza. No, non gliel'ha detto nessuno. E come promesso, questa sera i vincitori riceveranno un premio. Una cenetta a 5 stelle sotto le stelle. Ancora colpita, Aaron. Vai, hanno vinto. Okay. Lasciami andare. Lasciami andare, ho detto. Cavolo. Non so che ne pensate, ma per me Ether deve prendere il largo. Sì, ma beta. Vuoi dirlo forte? Oh, sei tu che dovresti prendere il largo. Maledizione. Ti prego, no, dai. Prendi Ether come prossimo. Owen doveva far fuori Ether. Ti prego, Lindsay, stasera potrei convincere tutti a farti uscire. Sei stata una vera e propria traditrice. Però, effettivamente, mi hai liberata dalla cella e quindi ti darò un'altra chance. In cambio, voterai chi dico io. Ecco, visto? Come al solito, vero? Oh, se farai di nuovo comune... Povera Lindsay. Stanotte, mentre dormi, ti raso a zero. Mi hai dato l'idea. E non ci devi fatta le sopracciglia, è anche bene. Oh, mi sembra vero che l'abbiamo... E con quelle ciglie finte... È stato troppo...
Comunque il destino sarà un po' beffardo. Ether ha minacciato Lindsay di tagliarle i capelli e poi sappiamo cosa succederà. Già. Sì, quello è stato il momento più godoso della mia vita. Quelle sopracciglia finte sono pazzie. Devo ammettere che in quel momento ho amato la serie. Le sopracciglia finte. Anche Rarity di My Little Pony portava le ciglia finte. Ma c'era bisogno di dirlo con un rutto, Beth? Beh, mi ricorda tanto. Ai ai. Sera mi trovo davanti a 7 membri. Ma perché non eliminano Ether? Allora, secondo me, chi ha votato per Ether sono state di sicuro Gwen, Leshana e Beth. Poi Ether, Lindsay, Owen hanno votato per Beth. Leshana e Salva. Trent, sì, secondo me, ha votato per Owen. Owen, quindi vuol dire che erano pari, però. Gwen è salva. Trent è salvo. Che culo. Andiamo nei fieri. No. Lindsay. E avete visto, come sempre, Ether rischia sempre un'eliminazione. Per forza, la odiano tutti. Ma insomma, non la eliminano, cavolo. Secondo me ci gioca un po' anche chi. Comunque, Ether. Beth si merita l'eliminazione anche per un altro motivo, perché ha buttato in acqua Cody. Già. No, ma no, quello che c'è. Se lo merita. Hai sentito? Di là c'è la banca. Ecco, ti pareva. Sei stata stupida a prendere quella statuetta dall'isola dei teschi. Addio, ragazza. Ciao, Beth. Bye, bye. Se lo merita. No, io mi chiedo chi sia stato stupido a non aver votato proprio Ether. Perché l'unico. Perché Ether e Lindsay erano le uniche a votare. No, Trent è stupido e basta, no. Però a parte quello. Sì, ma Trent avrà votato di sicuro per Owen. E non lo biasimo. Oh. Aaron. Ma c'era bisogno. E come lo fa a cacciare? E poi allora i letti sono così più stretti di una porta. Buongiorno. Beh, nudo stare davanti alle ragazze, mi sa che vergogna. Coglioni. L'ho imparato. Coglioni. No, cerca di essere più convincente. Non lascerò più in giro le mie mutande incrostate, ve lo giuro. Parola d'onore. Perfetto, io gli credo. È un piacere fare affari con te, amico. Madonna, sembra un pacco di droga. Va a finire che c'è anche il Rufus. Beh dai, il Rufus è la droga dello stupro. Me lo ricordavo molto peggio. Cioè, nel senso, questo fu il primo episodio che vidi, non mi convinse appieno. Però rivedendolo mi ha divertito parecchio. Beh, ha divertito male anche me, solo che la parte di questo bullismo verso Harold è stato esagerato per la miseria. Sì, sono d'accordo. Beh, diciamo che quel che ha fatto dopo forse lo si poteva anche capire, forse. Okay. Però la parte più bella di questo episodio è stato quando poi Lindsay ha buttato la borsa nel ghiaccio e l'hanno rinchiusa. Quella non la parte bella è stata la parte soddisfacente. Bene. Voi qual è stata la parte più che vi ha quando gli ha detto di più? Quando Ether ha detto è come spiegare le cose a una melanzana. Sì, sono d'accordo. Quella parte mi fece. Ma cosa c'entra la melanzana? C'entrava una melanzana? Prova a spiegare le cose a una melanzana, poi mi viene a dire. La melanzana non parla. Ho capito, ma il cervello di Lindsay ha quella consistenza. È solo che poi il cervello di una melanzana può fare grandi cose e lo vedremo poi in futuro che grandi cose fa. Già, hai ragione. In effetti, non posso dare una parola. Dunque è stata eliminata Beth e la maledizione delle marmotte urlanti è finita. È solo che, come sembra, Ether rischia l'eliminazione, ma nessuno la elimina e che cavolo. E che cavolo davvero. Comunque questa era una puntata di MasterChef. Bene.
Cioè, questo è stato l'episodio ed è stato un onore. E scusate se un po' ci mettiamo tanto tempo a fare ogni episodio, è solo che abbiamo altre cose da fare, non abbiamo quasi tempo. Io tra poco ricomincio a lavorare, non so come. Poi, ci vediamo nella prossima puntata di Tutto Reality. E con me stasera ci sono stati anche Giorgio 93 e Alex Formula 1 Flame. E sono ancora indignato per Cody, lo aggiungo. Anch'io. ci vediamo, ciao. Ciao. Ciao.